Lucessien, 20 marzo 1932. Henry, j'ai pensato à tout le temps. Sono cominciate le persecuzioni. I miei amici, un pittore spagnolo, un chitarrista, il tenore che stava con Joaquin, un poeta, un omosessuale, un pittore rumeno, un compositore americano, eccetera, eccetera, sono tutti offesi, infuriati perché io difendo Lawrence. Una muerta in ideal che lastima. Il che significa, che pena, una donna così ideale. Mi guardano con aria triste, un po' come gli occhi di Fred, vaganti nelle illusioni. Sai com'è? Sono scolpita nel rame, incastonata di gioielli per una leggenda di Pushkin. Per il chitarrista ero dolce come il suo strumento. Per il musicista ero Melisande, che canta le parole che dicono. Je ne suis pas heureuse ici. E sai che penso? Che sono piena di quella tua vitalità. Io aspetto con impazienza il giorno in cui potrò difendere i tuoi scritti. Mi colma di esultanza pensare ai tuoi scritti e a come li difenderò, così come tu hai difeso Buñuel. Sono lieta di non essere arrossita davanti a Fred. Ho toccato il culmine supremo del mio amore. Harry, avevo voglia di gridare. Oggi amo Harry! Forse ti auguri che io abbia recitato bene, fingendo indifferenza. Non so. Scrivimi. Ho bisogno delle tue lettere. Sono umane attestazioni di realtà. Quando torno la sera, in una casa immersa nella pace, quando torno al sogno, alle manifestazioni di gioia da parte dei cani, sono certa di star vivendo in un sogno. Sento la tua vitalità nel mio corpo. Odo ancora le tue parole e ho voglia di risentirle. E voglio anche avere tempo da passare con te. Un tale che conosco vuole spaventarmi. Quando parlo di te commenta: quello non è in grado di apprezzarti. Ma si sbaglia. Solo un particolare. Uno piccolo, piccolissimo. Riguarda il costume. Tu hai il senso del costume? Non quello che dice Fred, bensì una manifestazione d'arte, di fantasia. Un altro aspetto è la creatività. Ecco tutto. Che cos'è una casa? Lo stesso. Manifestazione delle proprie idee, sentimenti, nostalgie, evocazioni di paesi, atmosfere, eccetera. Espressione. Qualcosa che ha un significato. Come vedi, si tratta ben più che di abiti, ben più che di una casa. Inoltre, per quanto farfallesca o ambigua, non ho certo l'impressione di sfuggirti tra le dita. E tu? Ho bisogno delle tue lettere. Ma non posso più scriverti tanto quanto prima. Me ne manca il tempo. Non partiremo. Qualcuno ha detto qualcosa che mi piace sul mio libro. Sarebbe la prova che una donna non è davvero un critico, ma una penetratrice. Una donna non giudica, comprende. Interruzione. Visita di Walter Patch, traduttore di Alifor. Serena, austera, civile conversazione sull'arte. Patch legge, dei moderni. Soltanto E. Cummings ricorda di averti conosciuta a New York. Ha il tocco leggero e non manca di senso dell'umorismo. Ha cercato di piazzare l'History of Art per 7 anni prima di riuscire a farla accettare. Domani ti scrivo a proposito del manifesto. Anais. Tieniti libero per martedì pomeriggio. Anais, tutto quello che posso dire è che sono pazzo di te. Ho cercato di scrivere una lettera, ma non ce l'ho fatta. Ti scrivo in continuazione nella mia testa, e i giorni passano, e mi chiedo che cosa penserai tu. Aspetto con impazienza di vederti. Martedì è troppo lontano, e non solo martedì. Mi chiedo quando verrai e se passerai la notte con me. Quando potrò averti per un bel po'. È un tormento per me vederti solo poche ore. E poi dover rinunciare a te. Quando ti vedo, tutto quello che avrei voluto dirti se ne va in fumo. Il tempo è così prezioso e le parole sono estranee, ma tu mi rendi così felice perché posso finalmente parlarti. Amo la tua vivacità, i tuoi preparativi di fuga. Sì, Anais, voglio smascherarti. Sono troppo galante con te. Voglio guardarti a lungo e con ardore, toglierti gli indumenti, coccolarti, esaminarti. Lo sai che ti ho guardata appena, sei rivestita ancora di una sacralità eccessiva. La tua lettera, ah, quegli svarioni, mi fanno sorridere.
e mi inducono anche ad adorarti. È vero, non ti apprezzo abbastanza, verissimo, ma non ho mai detto che tu non apprezzi me. Deve esserci un errore nel tuo inglese. Affermarlo sarebbe troppo egoistico da parte mia. Anais, non so come dirti ciò che provo. Vivo in un perenne stato di attesa. Arrivi e il tempo vola come in un sogno. È solo quando te ne vai che mi rendo davvero conto della tua presenza. E allora è troppo tardi. Tu mi stupidisci. Cerco di immaginarmi la tua vita a Louvisien, ma non ci riesco. Walter Patch, un ebbro sogno. E a parte questo non mi piace. Non so dire perché. Il tuo libro? Anche questo sembra irreale. Soltanto quando tu arrivi e ti guardo, l'immagine si fa più chiara. Ma tu te ne vai così presto, non so che pensare. Sì, vedo con chiarezza la leggenda pushkiana. Ti vedo con gli occhi della mente seduta su quel trono, gioielli attorno al collo, sandali, grandi anelli, unghie dipinte, strana voce spagnola intenta a vivere una sorta di menzogna, che non è proprio una menzogna, piuttosto una fiaba. Questa sera ho indossato i miei calzoni di velluto e mi sono accorto che sono macchiati. Ma in nessun modo riesco ad associare la macchia alla principessa di Louvisien, che tiene corte con chitarristi, poeti, tenori e critici. Non ho fatto molti sforzi per togliere la macchia. Ti ho rivista entrare in bagno e appoggiare la testa sulla mia spalla. Non riesco a vederti intenta a scrivere a un professional study. Tutto questo è un po' ebbro, Anais. Mi sto dicendo, ecco qui la prima donna con la quale posso essere assolutamente sincero. Ricordo che tu mi hai detto. Potresti ingannarmi e io non me ne renderei conto. Quando vado per i boulevard e ci penso, potrei ingannarti, sì, e mi piacerebbe farlo. Voglio dire che non posso mai essere completamente fedele. Non è da me. Amo troppo le donne o la vita, se le une o l'altra non so. Ma tu ridi, Anais. Amo sentirti ridere. Tu sei l'unica donna che abbia il senso dell'allegria, una saggia tolleranza, semplicemente dall'impressione di spronarmi a tradirti. Ti amo per questo. E che cosa te lo fa fare, amore? Oh, è bello amare ed essere liberi allo stesso tempo. Non so che aspettarmi da te, ma è qualcosa che ha del miracoloso. Intendo chiederti tutto, anche l'impossibile, perché tu mi incoraggi a farlo. Sei davvero forte. Mi piace persino il tuo inganno, il tuo tradimento. Mi sembra aristocratico. La parola aristocratico suona così male in bocca a me. Sì, Anais, pensavo come fare a tradirti, ma non ci riesco. Voglio te. Voglio spogliarti, involgarirti un tantino. Ah, non so quel che dico. Sono ubriaco perché tu non sei qui. Vorrei battere le mani e voilà. Ecco Anais. No, non ti apprezzo, Dio me ne guardi. Forse voglio addirittura umiliarti un tantino. Ma perché? Perché? Perché non mi getti in ginocchio e non mi limito ad adorarti? Non posso, ti amo in allegria. Questo ti va? Ehi, cara Nais, io sono tante cose. Tu ora vedi solo quelle buone, o perlomeno tu mi persuadi a crederlo. Ti voglio per un'intera giornata almeno. Voglio andare in giro con te. Non sai quanto insaziabile io sia, o quanto vile e quanto egoista. Con te mi sono comportato sempre tutto a modino, ma ti avverto, non sono un angelo. Penso soprattutto di essere un po' sbronzo. Ti amo. Adesso vado a letto. Mi costa troppa fatica restare sveglio. Ti amo. Sono insaziabile. Ti chiederò di fare l'impossibile. Che cosa sia, non lo so. Probabilmente tu me lo dirai. Sei più svelta di me. Buon Dio, è irreale. Senti, sono proprio sbronzo. Mi fa male essere qui solo. Ho bisogno di te. Posso dirti qualsiasi cosa? Posso? Sì. Vieni al più presto, riscaldami.